Io sono qui a rappresentare un po' la nostra associazione e a mettere un pochino in evidenza quelle che sono le cose che secondo noi andrebbero in qualche modo anche evidenziate per quello che riguarda il nostro mare. Qui purtroppo abbiamo dovuto inserire una foto che è un pochino il simbolo un po' della nostra attività, cioè questo mare che c'è ma che in qualche modo non si vede, è inaccessibile. Tornando però all'argomento, l'erosione costiera, noi abbiamo visto in qualche modo quali sono le cause primarie, no? La sabbia non arriva più, non c'è più niente che la trattenga perché le dune le abbiamo spianate per far posto a case, strade, parcheggi e quant'altro, però noi volevamo mettere il dito anche su altri elementi che non contribuiscono, che anzi peggiorano la situazione e che sono stati in parte anche accennati nella presentazione della professoressa Costa, quindi questo uso delle spiagge in modo sicuramente dannoso, come abbiamo detto la eliminazione delle dune, ma soprattutto la riduzione della capacità delle spiagge di adattarsi a quelle che sono le variazioni stagionali e comunque ai fenomeni naturali. In qualche modo l'uomo che opera sulla costa lo fa con delle motivazioni che dovrebbero essere buone, nel senso dello sviluppo economico, di agevolare la navigazione eccetera, però queste cose hanno come dire, degli effetti purtroppo negativi. Quando si costruisce un porto non si tiene conto che il porto, come tutte le altre opere rigide che si estendono dalla terra verso il mare, poi causa delle conseguenze perché le correnti che corrono lungo costa vanno a eliminare, a portare via sabbia dalle spiagge. Questo abbiamo cercato di raccogliere anche dei pareri di persone, insomma, che sicuramente sono più addentro di noi dal punto di vista scientifico a questi temi, uno per tutti, questo il geologo Mario Tozzi, che conoscete perché è il conduttore del programma Gaia in TV, il quale proprio facendo riferimento ai tratti di spiaggia a nord della foce del Tevere, Focene e Fregene, che sono come la costa sud, se non di più, purtroppo vittime dell'erosione, ha citato proprio come cause principali la costruzione del porto commerciale di Fiumicino e gli interventi rigidi come le scogliere e i pennelli rocciosi, e quindi ha invocato, come dire, uno stop a questi progetti e nello stesso tempo anche a riconsiderare la possibilità di eliminarne qualcuno, cosa che potrebbe sembrare così paradossale, ma è quello che ha detto. Per renderci conto un pochino, io ho cercato di visualizzare delle cose. Questo era il progetto di ampliamento del porto di Ostia, quello che già esiste, quindi con un antimurale molto più ampio che doveva ospitare sicuramente molti più posti, barche eccetera eccetera, quindi sviluppo economico, turistico e quant'altro, però poi non sappiamo cosa sarebbe, o meglio sappiamo bene cosa sarebbe successo a valle, cioè un'erosione ancora peggiore di quella che c'è adesso. Peraltro una notazione molto rapida: quel trattino rosso che vedete era nel progetto un muro che doveva essere eretto, un muro di cinta di 1,70 m che doveva essere eretto laddove adesso invece c'è la spiaggia libera dell'idroscalo. Il progetto non è andato in porto, scusatemi il gioco di parole, in quel caso. In questo caso invece si tratta del porto canale di Fiumicino, il progetto di ampliamento di un porto commerciale e una nuova darsena per le barche da pesca, e possiamo immaginare quale effetto, qualora realizzato, e devo dire che ci sono già degli stanziamenti della Banca Europea degli investimenti di diverse centinaia di milioni, immaginiamo cosa potrebbe succedere a valle di queste strutture. Abbiamo parlato di interventi dell'uomo che si possono rivelare peggiori, che fatti a scopi, come dire, di mettere mano a delle problematiche, possono invece
rivelarsi come peggiori del mare che vogliono in qualche modo rimediare, a cui vogliono in qualche modo porre rimedio. E tra questi, diciamo, quei pennelli, quelle barriere sul fronte a cui faceva riferimento il dottor Bonifazi, su cui poi attecchiscono i biocostruttori come la Sabellaria, però di fatto in qualche modo hanno un pochino deturpato e modificato pesantemente quello che è l'ambiente ed anche il paesaggio. E adesso questo, vedete che nei momenti in cui magari c'è bassa marea, questo è come si presentano le spiagge della parte di Ostia Ponente, dove praticamente la balneabilità e anche la bellezza dei luoghi è rimasta solo un ricordo. Poi ci sono gli interventi, come dire, fai da te, che noi chiamiamo, cioè quelle barriere sono state costruite con dei progetti regionali e qualcuno pensa di arrangiarsi un pochino da solo quando le amministrazioni sonnecchiano e di mettere in campo interventi, come dire, contingenti. In questo caso vediamo una marea di sacchetti di sabbia, di sacchetti di plastica riempiti di sabbia per contenere l'effetto delle mareggiate invernali, che poi sacchetti che inevitabilmente vengono distrutti dalle mareggiate e la plastica poi si disperde in acqua. Abbiamo parlato del consumo di suolo, questo soprattutto all'inizio della conferenza, è un problema che ci riguarda molto da vicino. Sto cercando anch'io di correre, qualcuno mi faccia il segno dei due minuti quando siete stanchi di sentirmi parlare. E il Lazio, per quanto riguarda il consumo di suolo, è una delle regioni italiane più dove questo fenomeno è più evidente, con il 30-40% in media. Gli ultimi dati forniti dall'ISPRA, anche in uno studio fatto in collaborazione con Roma Capitale, ci dicono che il litorale romano è in condizioni, se possibile, anche peggiori. Qui vediamo i vari quartieri del decimo municipio che si affacciano sul mare. E possiamo vedere che prima parlavamo di un'occupazione dell'area costiera, quindi fra la fascia da 0 a 300 metri di distanza dalla linea di costa, parlavamo del 40%, qui leggiamo che nell'area di Ostia Sud, quella che è indicata con il colore verde, la percentuale di consumo di suolo arriva all'80%, e l'area di Castelfusano, che è quella, diciamo, del municipio, della fascia urbana, ma la meno urbanizzata rispetto a quella del centro, la percentuale supera il 50%. Quindi da noi il consumo di suolo è una realtà molto ben presente. E poi arriviamo a quella che noi abbiamo chiamato, ma non solo noi, la mala gestione della costa, cioè quando poi la costa viene affidata a chi la deve gestire, bisogna capire come questa viene gestita. La professoressa Costa, ancora la cito, ci ha fatto vedere quelle macchine tra virgolette infernali che setacciano la sabbia, perché devono rendere la spiaggia fruibile per posizionamento di tutte le attrezzature balneari, però questo ha un costo elevatissimo in termini ambientali. È stato anche stabilito sempre dalla Regione Lazio, con un rapporto specifico, che le attività di ripascimento morbido che ci sono state negli anni, e quindi ricollocamento di sabbie prelevate prevalentemente da fondali marini o anche purtroppo all'inizio prelevate dal fiume e portate al mare, quindi con un'operazione discutibilissima, e poi questa superficie che è stata recuperata in realtà per una percentuale elevata è stata rioccupata con le strutture balneari. Qui vediamo, come dire, ecco un paio di zone di Ostia. Abbiamo fatto riferimento alla zona Ostia Sud, vediamo la zona degli stabilimenti e poi alle spalle anche il consumo di suolo che c'è stato. Diciamo, io non indico le località eccetera, chi è qui del litorale sa riconoscere abbastanza bene di cosa stiamo parlando. E anche la zona che è collocata invece a ridosso della pineta di Castelfusano
non è esente da questa problematica. Vediamo addirittura quello che ci diceva sulle specie esotiche, vediamo addirittura delle zone trasformate in campi di calcio da golf a seconda della fantasia. La movimentazione della sabbia è un altro problema che va a incidere sulla salute delle spiagge, soprattutto quando si avvicina il periodo invernale, per cui la sabbia si pensa debba costituire una difesa contro le mareggiate, e quindi si cerca di spostarla più a difesa delle strutture, oppure viceversa d'estate, quando bisogna riestendere la superficie per poter consentire un maggior sfruttamento delle strutture balneari. E questo chiaramente, come dice un rapporto del Ministero dell'Ambiente e la tutela del mare, per le linee guida appunto per la corretta gestione degli arenili, è qualcosa che non andrebbe fatto. Qui abbiamo alcuni esempi di movimentazione di sabbia fatte qui sul nostro litorale. Vediamo queste barriere alte oltre 2 metri, diciamo, che vengono erette così a difesa delle strutture. Qualcuno si è ingegnato di fare anche dei depositi di sabbia per l'inverno, cioè per l'estate, quindi li realizza d'inverno per poi d'estate recuperare la sabbia da riposizionare sull'arenile. Quindi è una gestione molto ma molto lontana da quella che c'è stata fin qui prospettata. E qui devo dire che Google Earth è riuscito a immortalare l'attimo fuggente della spiaggia che veniva, come dire, dopo la pausa invernale veniva riallungata, è come un tappeto, no? Io d'inverno lo riavvolgo e d'estate lo svolgo. Insomma, questo è veramente, va contro ogni logica. La sabbia portata via dal vento, le dune non ci sono più perché è stato necessario eliminarle, e quindi questa sabbia, diciamo, anche perché non vengono posizionate correttamente delle barriere che dovrebbero in qualche modo trattenerla, poi si disperde non solo alle spalle e quindi direttamente in prossimità della spiaggia, ma si inoltra anche nelle strade adiacenti, andando ad intasare poi i sistemi di deflusso delle acque, i sistemi fognari. La vagliatura meccanica, questa cosa, diciamo, che viene fatta a chi è capitato di frequentare le spiagge nelle ore che si avvicinano alla sera, a un certo punto intervengono i macchinari a pulire la spiaggia, ma questo, come abbiamo visto, è un'operazione veramente da sconsigliare, perché poi il materiale organico che si deposita sulla spiaggia non sono rifiuti, ma serve a trattenere la sabbia. Però questo, diciamo, non fa parte delle normali cautele che si adottano nella gestione degli arenili. Ci è stato detto appunto che ci sono i cambiamenti climatici, quindi la spiaggia e la costa deve essere messa in condizione di poter resistere a questi cambiamenti climatici, che per le coste sostanzialmente vuol dire anche innalzamento del livello del mare. Quindi purtroppo, prima che si riuscirà, speriamo, ad arrestare questo trend della crescita delle temperature, i ghiacciai si scioglieranno e il mare tende a salire, e quindi noi in qualche modo dobbiamo avere anche una tutela rispetto a questo. I rimedi quali sono? Ci sono stati indicati, noi ci rimediamo a ripeterli, cioè conservare le spiagge per quanto più possibile in modo naturale, e soprattutto lasciare alla spiaggia, come ci ha spiegato il professor Cercetti, il fiume ha bisogno del suo spazio vitale per espandersi quando piove tanto, restringersi quando piove di meno, ma non dobbiamo cercare di incanalarlo, non dobbiamo cercare di modificare qual è la sua naturale fisiologia. E questo è applicabile naturalmente anche alle spiagge. Le spiagge sono la nostra difesa, peraltro la nostra zona, quindi la foce del Tevere, è collocata fra le aree a maggior rischio di inondazione. Questa è una cartina dell'Enea del 2018, quindi ho messo una freccetta proprio ad indicare il fatto che siamo, diciamo, tra quelli non a rischio elevatissimo, come il delta del Po, come l'area la foce del Po, però siamo a
a rischio piuttosto elevato. Scusate. Quindi che succede? Quando io posiziono dei manufatti rigidi sulla spiaggia, l'onda della mareggiata arriva con una certa energia, se non riesce a dissipare questa energia sulla superficie sabbiosa in un certo modo, ma incontra subito degli ostacoli di tipo rigido, ritorna indietro con un'energia abbastanza elevata e quindi scalza tutto quello che trova lungo la sua strada. E quindi se io ho fatto delle costruzioni, ho irrigidito la spiaggia in qualche modo, queste saranno le conseguenze, cioè il mare si riprenderà, o meglio, porterà via quello che io non ho saputo ben tutelare, lasciando peraltro poi spesso a nudo altri tipi di malefatte. Quindi, per concludere, il problema della protezione della costa è un problema non più di sensibilità ambientale, ma è una vera e propria emergenza. È un'emergenza da prendere attentamente in esame, è un'emergenza a cui bisogna porre i giusti rimedi, che non saranno rimedi di nuove strutture portuali, e purtroppo non saranno utili a questo proposito neanche politiche che tendano o iniziative che tendano a stabilizzare o a consolidare diritti di privati o di imprese sulla superficie demaniale, come purtroppo è accaduto negli ultimi anni anche con iniziativa dell'ultimo governo. Ma quello che noi sosteniamo e che credo sia emerso anche dalle presentazioni che sono state fatte in questo convegno è che la parola d'ordine è lasciar fare la natura. Lasciar fare la natura, nel caso delle coste, così come negli altri casi, vorrebbe dire fare un passo indietro, cioè allontanare le attività antropiche più impattanti dalle spiagge, lasciare che la spiaggia cresca, si allunghi o si accorci in modo naturale. Se devo dover realizzare delle strutture, le strutture devono essere il meno possibile rigide, quindi il minore impatto possibile, e quindi questo vorrebbe dire anche ricostituire le dune laddove possibile, lasciando sempre fare alla natura il suo corso. Quindi noi, come associazione, ci siamo posti degli obiettivi che sono quelli, abbiamo detto, utopici, nel senso ci rendiamo conto che si tratta di cose che vanno ben oltre la normale attività che si possa avere, che anche le amministrazioni possono mettere in campo, però noi riteniamo che senza queste attività sarà molto molto difficile recuperare una tutela ambientale, una tutela naturale delle nostre coste e soprattutto di quello che c'è dietro. Abbiamo cercato di fare un po' far lavorare un po' la fantasia, nel senso che noi viviamo quotidianamente una realtà legata a, purtroppo, a un termine brutto che è stato coniato ma che descrive bene la situazione, che è quella del lungo muro, cioè il fatto di non poter avere questa partecipazione diretta nostra con l'area del mare, perché c'è sempre qualche ostacolo che si frappone, che poi viene posto per motivi più svariati, e quindi facendo lavorare un po' la fantasia senza nessuna pretesa scientifica o di elementi di architetturali precisi, abbiamo cercato di dare così un'immagine un po' più ariosa, che dà più respiro al nostro vivere, al nostro abitare vicino al mare. Queste sono le situazioni che ci si presentano attualmente anche al centro di Ostia, e queste è come magari ci piacerebbe poterle avere invece a disposizione tutti i giorni. E quindi ecco, riaprire un pochino la visuale, riaprire
soprattutto il nostro rapporto con il mare, no? Non mediato, e questo dovrebbe essere un pochino l'obiettivo un po' a cui tendere, specialmente qui su questo territorio, insomma, che ha visto veramente un periodo non molto felice. Ci siamo sbizzarriti un pochino, speriamo che questa possa dare l'idea di quello che è anche la nostra. Non so se le dune vanno bene collocate vicino al muretto, ripeto, non è una cosa scientifica, è stato proprio un volo di fantasia, rispetto anche a delle realizzazioni che vorrebbero essere un omaggio alla natura, ma che poi di fatto costituiscono un ostacolo. Benissimo, io ringrazio tutti.